Vangelo di oggi ci presenta una delle apparizioni del risorto. Gesù che appare al gruppo dei discepoli in cui i due che aveva incontrato sulla via di Emmaus riferiscono dell'incontro e di come il Signore si fosse manifestato loro allo spezzar del pane. L'improvvisa apparizione del risorto in questo gruppo di persone desta stupore, sconcerto e ancora una volta incredulità. Tanto è vero che Gesù deve mostrare le piaghe, ma anche dimostrare di essere fisicamente presente e vivo e quindi chiede di mangiare assieme a loro. Dopodiché, ottenuta questa fiducia, ottenuta questa attenzione fiduciosa, apre la loro mente all'intelligenza delle scritture. Ecco, questa espressione, aprire la mente ai discepoli, è un imperativo per un insegnante. In fondo, noi non siamo nelle nostre classi, nei luoghi dove ci è dato di insegnare, per trasmettere un pacchetto formativo. Noi ci troviamo nel luogo che ci è dato per aiutare le persone a vedere meglio con gli occhi della mente, aprire la loro mente. Il nostro insegnamento, anche i temi, i contenuti di cui esso si compone e in cui esso si struttura, in fondo sono dei mezzi, degli, potremmo dire, strumenti culturali che devono convergere tutti verso questo primo fine, che è quello di aprire la mente. Ma in educazione non è di questo che ci si accontenta e del resto anche l'intenzione del risorto non si ferma lì. Aprire la mente perché con la mente aperta si possa aprire il cuore e con la mente e il cuore aperto uno possa crescere verso traguardi più alti di umanità, diventare una persona migliore.